Benvenuti a TGSA di martedì 2 ottobre. Record di furti di rame in Campania. Nel 2012 sulla linea Cancello-Salerno ritardi per 379 treni. Sempre più furti di rame in Campania, soprattutto nelle aree del Casertano, il Napoletano e del Nolano. Lo segnala il gruppo FS Italia, che sottolinea quanto questi furti stiano causando disagi. Dall'inizio dell'anno, sulla sola linea Cancello-Salerno, si sono registrati 66 episodi tra furti e danneggiamenti, che hanno causato rallentamenti a 379 treni per un totale di oltre 196 ore di ritardo. Entra in casa per palpeggiare la sua vicina, arrestato 20enne di Angri. Ad Angri, i militari della locale stazione hanno tratto in arresto MP, 20 anni. Il giovane si era introdotto in casa di una vicina ed, approfittando della sorpresa, l'ha avvinghiata da tergo, palpeggiandola. Dopodiché si è dato alla fuga, scappando dal tetto della terrazza. Rintracciato poco distante, sulla base della descrizione fatta, è stato tratto in arresto per violenza e violazione di domicilio. In attesa del rito direttissimo di domani, è stato posto ai domiciliari. Trasportava droga nel golfo di Policastro, arrestato con 60 grammi di marijuana. Non è sfuggito agli uomini dell'arma dei carabinieri l'atteggiamento sospetto e guardingo di un giovane extracomunitario di ritorno da Napoli con circa 60 grammi di marijuana. L'operazione della serata di ieri, quando i carabinieri della stazione di Centola-Parinuro, coordinati dal maresciallo aiutante Giuseppe Sanzone, coadiuvati dal personale del nucleo operativo radiomobile, hanno notato un giovane scendere dalla stazione di Pisciotta dal treno regionale proveniente da Napoli. Da subito insospettiti dal passo veloce dell'uomo, i militari si sono avvicinati per procedere all'identificazione. Vistosi scoperto, il ragazzo di colore ha tentato la fuga nel sottopassaggio della stazione ferroviaria, ma è stato raggiunto e bloccato dopo poco. Occultato nei pantaloni vi era una busta con circa 60 grammi di marijuana, probabilmente destinata ai giovani assuntori del Golfo di Policastro. UAL è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La posta non arriva a Castellabate, il sindaco Spinelli scrive a Poste Italiane. Numerosi cittadini hanno segnalato al comune il mancato recapito della posta nelle frazioni Santa Maria, San Marco e Alano. Nonostante ci siano stati servizi anche in passato, segnalati dal sindaco Stabile Spinelli alla direzione provinciale di Poste Italiane, che ha rassicurato che sarebbero stati adottati gli accorgimenti per garantire la regolare distribuzione della corrispondenza. Nelle ultime settimane il problema si è riproposto, per cui il primo cittadino ha scritto nuovamente a Poste Italiane. Nuovi interventi per la sicurezza stradale a Monte Corvino Pugliano. Si estendono gli interventi comunali per la sicurezza e la viabilità cittadina. Nella mattinata di martedì 2 ottobre, difatti, hanno preso il via i lavori per l'installazione di dossi artificiali e dissuasori di velocità in diverse strade del territorio a specifica destinazione residenziale. L'intervento ha inoltre previsto il riassetto della segnaletica orizzontale davanti agli istituti scolastici, con l'utilizzo di una innovativa vernice caratterizzata dalla lunga durata. Forum dei giovani di Salerno. Arrivano i complimenti al ministro Terzi. Il ministro degli esteri Giulio Terzi si è congratulato con il comune e la città di Salerno per l'eccellente ospitalità del forum dei giovani che si è svolto in città nell'ultimo fine settimana. Il sindaco Vincenzo De Luca ha ricevuto una telefonata ufficiale dal consigliere del ministro Luca Poma, che ha espresso le felicitazioni personali ed istituzionali di Terzi per il contributo di Salerno al successo di un evento che il ministro giudica tra i più importanti per lo sviluppo di relazioni internazionali all'insegna della comprensione e della solidarietà tra popoli e culture. Nocerina, pomeriggio di lavoro, domani partenza per Andria. Intenso pomeriggio di lavoro per gli uomini di Mister Rauteri che si ritroveranno allo Stadio San Francesco di Nocera per svolgere il consueto allenamento del martedì. Domani invece i molossi partiranno alla volta di Andria, dove in serata alle ore 20:45 allo Stadio degli Ulivi affronteranno i bianco-blu pugliesi per la Coppa Italia di Lega Pro. Agropoli, il diktat di Patron Cerruti. Nastri è e resterà il nostro allenatore. Nastri è e resterà l'allenatore dell'Agropoli, è un professionista, una bravissima persona e un buon tecnico. Con questa affermazione il presidente Delfini, Domenico Cerruti, conferma la fiducia incondizionata della società all'allenatore Salvatore Nastri. La scelta è unanime da parte della società. Se escludiamo la gara di Ragusa, nelle altre due sconfitte abbiamo mostrato un buon gioco e dunque abbiamo fiducia per il futuro. Poi un messaggio ai calciatori, devono impegnarsi di più, dare l'anima per l'OS Agropoli, per questa società, per questi tifosi, per la città tutta. Non escludo che ci saranno delle punizioni per qualche tesserato. Nessuno andrà via. Abbiamo una buona rosa e manterremo gli impegni con tutti fino alla fine. Tuttavia qualche calciatore deve dare di più e non escludo punizioni.